Buongiorno, l'informazione di oggi, lunedì 29 settembre 2014. Iniziamo con la politica. Comunali a Reggio Calabria, l'elenco completo dei candidati al Consiglio Comunale. Sono in totale 32 le liste presentate per la tornata delle elezioni amministrative. Complessivamente sono quasi un migliaio i candidati alla carica di consigliere, 9 invece i candidati a sindaco. Stefano Morabito, Giuseppe Falco Matà, Giuseppe Siclari, Vincenzo Giordano, Paolo Ferrara, Francesco Anoldo Scafaria, Giuseppe Musarella, Aurelio Chizzoniti e Lucio Dattola. Il futuro di Scopelliti lontano dal nuovo centrodestra. La composizione delle liste per le comunali regine chiude il quadro sulla strategia dell'ex governatore. Via dal nuovo centrodestra. La politica adesso si pesa con i numeri. Ad aprire la strada sono stati Nazareno Salerno e Fausto Orsomarso, che poco più di una settimana fa hanno annunciato la loro autosospensione dal partito. Una strategia ormai evidente, forse l'unica possibile in una fase di oggettiva difficoltà come quella attraversata dagli Scopelliti Boys, che però lascia aperti come sbocco finale diversi scenari. In tanti, nei corridoi della politica calabrese, hanno vociferato in questi mesi di un possibile patto tra l'ex governatore e la collaboratrice e la coordinatrice calabrese di Forza Italia, Iole Santelli. E non è escluso che lo scenario politico possa regalare anche qualche importante novità sul piano degli assetti politici nazionali. Una nuova tendenza che tenga al primo posto le categorie territoriali e le faccia prevalere sulle strategie dei palazzi romani. Un tentativo già sperimentato in passato, seppur con un respiro più corto. Non una Lega Sud, non un partito territoriale, ma una forza politica che parta dal territorio per far valere le proprie ragioni sui tavoli romani. Scopelliti lo sa e per il momento sembra questa l'unica strada percorribile. Reggio e la Calabria potrebbero tornare a regalargli le soddisfazioni che Roma fino ad oggi gli ha negato. La giunta regionale torna a riunirsi quest'oggi. Dopo la bufera della scorsa settimana, tornerà a riunirsi oggi la giunta regionale. All'ordine del giorno ancora questioni inerenti all'ambito sanitario, certamente il comparto più spinoso per l'esecutivo regionale e non solo negli ultimi mesi. La giunta tenterà di farsi forte del parere acquisito dal costituzionalista Michele Ainis e delle ragioni già espresse dalla presidente facente funzioni Antonella Stasi, secondo la quale la giunta ha ritenuto che non fosse più dilazionabile l'adozione di provvedimenti sulla materia ed ha quindi nominato i commissari, assicurando la continuità funzionale degli enti, senza inquinare le scelte che dovranno essere effettuate invece dalla futura amministrazione. Una vicenda complessa, dunque, alla quale potrebbe aggiungersi, forse già nella giornata di oggi, un nuovo colpo di scena. La Giunta, infatti, starebbe valutando l'ipotesi di impugnare la legittimità della nomina dello stesso commissario Luciano Pezzi, che in quanto generale della Guardia di Finanza in pensione, potrebbe essere sottoposto a limitazione sugli incarichi pubblici. E si è concluso con il concerto degli Alma Greca, i festeggiamenti in onore di San Cosma e Damiano nella frazione di Masella. Abbiamo realizzato un servizio con Claudia Pugliese e un'intervista a Don Giovanni Gattuso. Ascoltiamo. Siamo a Masella, si conclude oggi la festa dei Santissimi Cosme e Damiano e chiediamo un parere a Don Giovanni, che emozioni le sono rimaste? Tante belle emozioni. Abbiamo poc'anzi terminato la processione. Prima c'è stata la celebrazione eucaristica solenne, presieduta dal nostro vicario zonale, da circa un mese nuovo vicario, che è Don Giuseppe Manti, nonché parroco di Bagalati, che ha presieduto sia la celebrazione eucaristica e ha spezzato la parola per noi, sia la solenne processione per le vie del paese, che ha visto in entrambi la partecipazione di numerosa popolazione. Ed è stato bello vedere i volti della gente commossi, commossi nel celebrare questa solennità tanto attesa. Ogni anno la gente attende la solennità dei Santi Cosme e Damiano, i loro protettori,
Non posso che ritenermi soddisfatto, contento nell'aver visto una numerosa partecipazione, ma soprattutto aver visto la gente pregare molto, sia con uno spirito di raccoglimento, di silenzio e di preghiera, sia nella celebrazione eucaristica, sia per le vie del paese. Tante le lacrime anche della gente, perché molte persone hanno portato ai santi anche le sofferenze familiari, le sofferenze personali, sofferenze anche dovute a questo anno particolare di crisi che stiamo vivendo, e con fede, con fiducia si abbandonano totalmente alla Divina Provvidenza e si impegnano a fare la volontà del Signore. Lo sport, iniziamo con il calcio a 5, Serie A femminile, la Fuzza Melito vince subito all'esordio. E di Maria Stella Imbesi il primo storico gol in Serie A. Neanche l'emozione dell'esordio ha frenato le ragazze di Mister Oliveri, che con un secco 6-2 hanno regolato il CUS Potenza nella prima partita del massimo campionato di calcio a 5 femminile. Le ragazze, guidate da Capitan Crea, hanno onorato al meglio il pubblico numeroso presente sulle tribune del Botteghelle. Non era facile vincere all'esordio, ma era importante col piede giusto, cosa che è puntualmente avvenuta. I risultati e le classifiche adesso dei vari campionati, iniziamo con quello di Interregionale, dove Acragas e Montalto hanno fatto 0-0, Battipagliese e Marcianise 1-3, Due Torri e Agropoli 0-2, Neapolis rende 3-1, Frattese Orlandina 4-0, Noto Leonfortese 0-0, a Roccella l'Interreggio ha battuto il Roccella per 3-1, Sorrento Nuova Gioiese 2-3, Torrecuso Tiger Brolo 1-0. In classifica Torrecuso in testa con 10 punti, seguito da Acragas, Leonfortese, Frattese, Interreggio e Marcianise con 7 punti. Ottima anche la vittoria dell'Interreggio, della Nuova Gioiese, che battendo il Sorrento per 3-2 fuori casa, adesso si assesta nelle posizioni centrali della classifica. E veniamo all'eccellenza, Bocale Cutro 0-1, a Brancaleone, Palmese batte Brancaleone 1-0, Corigliano Guardavalle 1-0, Isola Caporizzuto Castrovilla di 4-3, a Scalea e San Biase ha battuto lo Scalea per 1-0, Sersale Paolana 1-1, Taurianovese Gallico Catona 0-4, Vibonese Acri 1-1. Continua incontrastata la marcia della Palmese, che guida questa classifica con 9 punti. A seguire Gallico Catona con 7, Paolana e Acri sempre con gli stessi punti. La promozione, Bagnarese Marina di Gioiosa 1-1, Caulonia 2006 Serrese 2-0, Degliese Gioiosa Ionica 3-1, Locri 1909 Calcio Cittanovese 2-1, Polistena Villese Calcio 3-2, Reggio Mediterranea Aurora Reggio 1-2, San Giuseppe Calcio Rizziconi Calcio 4-0, Soriano 2010 Bianco Calcio 1-0. La classifica, la Villese in testa insieme al Soriano e poi di seguito Calcio Cittanovese e Locri 1909. La prima categoria, girone D, risultati e classifica. Africo Santa Cristina 5-2, Greffa Mosorrofa Bovalinese 0-0, Mammola Bivongi 1-0, Marines Città di Siderno 2-0, Palizia Antonimina 2-1 giocata sabato, Real Bianchese 2-1, San Ferdinando Nuova Rosarnese sospesa al 28esimo del primo tempo sullo 0-2 per la Rosarnese per un infortunio all'arbitro. Stilese Valgallico 0-2. La classifica, Mammola in testa con 6 punti, Africo e Bovalinese Real 4 punti, ma ricordiamo che San Ferdinando e Nuova Rosarnese hanno una gara da recuperare. Si è svolta sabato a Bova Marina un interessantissimo confronto riguardante l'ecomostro che insiste sulla cittadina ionica. A margine di questo importante convegno abbiamo realizzato delle interviste curate da Maria Natalia Iriti. Ascoltiamole in conclusione di giornale. Grazie per l'ascolto, buon proseguimento di giornata. Il Loro Da è assessore ai lavori pubblici del comune di Bova Marina con delega alla gestione del territorio. E l'amministrazione comunale ha scelto di accettare la scelta dei tecnici della Regione Calabria di demolire parzialmente il tronco di molo di Capo San Giovanni d'Avalos e riqualificarlo, anziché demolirlo completamente, come invece recitava l'APQ del 2005, se non sbaglio, del 2004, quando l'assessore ai lavori pubblici della Regione era Michelangelo Tripodi. L'amministrazione si è trovata quindi un po' tra l'incudine e il martello, scegliere tra rinunciare al finanziamento
oppure accettare una scelta che non soddisfa pienamente. Allora, non c'è molta differenza tra le posizioni dell'amministrazione comunale e le posizioni dette dal comitato per l'abbattimento dell'ecomostro, perché intanto noi abbiamo dichiarato già in consiglio la massima disponibilità a discutere del problema. Tutti siamo d'accordo che va salvaguardato il paesaggio, l'ambiente, più ambientalisti di noi credo che ci siano pochi. Dov'è la differenza? Che noi dobbiamo osservare quanto prescritto dalle autorità regionali. La parte politica queste prescrizioni non le deve osservare, quindi esprime posizioni politiche che io capisco benissimo, le posso anche condividere. Però la mia funzione di amministratore è quella di vedere di realizzare con minor danno possibile al paesaggio e all'ambiente le opere finanziate, non quelle di perdere finanziamenti. E comunque non recare un danno al comune, perché non realizzare quest'opera significherebbe poi recare dei danni, in quanto la ditta si potrebbe rivalere sul comune. Quindi, e rifiutare il finanziamento con uno scatto di dignità, che cosa provocherebbe? Provocherebbe intanto, secondo me, una debolezza nelle decisioni amministrative. Provocherebbe sicuramente una reazione da parte dell'opinione pubblica che non è totalmente informata su che cosa si va a fare, perché questo molo sarà demolito, a pelo d'acqua, ma sarà demolito. Cosa dice la Regione Calabria? Perché la posizione del Comitato è quella di demolirlo totalmente e di fare una barriera soffolta entro il mare, che era una delle ipotesi progettuali. La Regione Calabria dice, ma se voi avete già una protezione, che è il molo sott'acqua, perché demolire quella protezione e fare un'altra a 40 metri dentro? È una contraddizione. E quindi noi dobbiamo non perdere il finanziamento, realizzare, eliminare quella bruttura e poi utilizzarla al meglio. Ma questo dipende dalle capacità, dalla fantasia amministrativa, dalle sinergie popolari. Io trovo positivo che si discuta, perché intanto posso, come si dice, arricchirmi anch'io di altre idee, di altre esperienze, però alla fine devo pure decidere, il sindaco deve decidere, è messo là per questo. La posizione dell'amministrazione è accettare la demolizione parziale, la riqualificazione, quindi non perdere il finanziamento, però in corso d'opera proporre eventuali varianti. Sì, proprio questo, perché qua si è un po' travisato il tema. Cioè, il tema principale del progetto non è l'ecomostro, era l'ecomostro, poi è diventata riqualificazione del sito Capo San Giovanni, essendo questo sito di interesse comunitario, non siamo neanche noi più proprietari, quindi il problema è riqualificare tutta la zona. In questo contesto va eliminato questo molo, ecco, questa è la giusta impostazione. Siamo in compagnia del professore Domenico Zavettieri, rappresentante del Comitato Bovese per la distruzione del tronco di molo di Capo San Giovanni d'Avalos. Una PQ del 2005 parlava di demolizione completa. Le ultime notizie sono invece di una demolizione parziale del tronco di molo con riqualificazione. Ci può dire come il Comitato dei Cittadini ha preso questa notizia? Il Comitato Cittadino per la demolizione del molo di Capo San Giovanni, che è un muraglione in cemento che doveva servire per la costruzione di un porto di quarta classe, porto turistico, è una cosa che ci ha sorpreso, perché ha sorpreso tutta la cittadinanza, perché il finanziamento era finalizzato alla eliminazione di quel muraglione o demolizione, e poi però i tecnici si sono allontanati da questa finalità, insomma.
proponendo una soluzione che secondo noi non è utile al Paese, perché dall'autorità di bacino, che ha eseguito una serie di studi sull'erosione costiera, è considerato un punto critico che impedisce il transito delle sabbie e quindi favorisce l'erosione costiera, cioè è una delle cause dell'erosione costiera del litorale di Bova Marina, accanto al mancato ripascimento, perché ormai la sabbia non arriva più al mare, diciamo, per una serie di fatti, perché le fiumare sono state cementificate pure, insomma. Vabbè. L'amministrazione in carica ha una scelta piuttosto difficile da compiere: o perdere il finanziamento oppure accettare a torto collo questa scelta, una scelta dei tecnici che non soddisfa molto il comitato. E quali sono secondo lei le responsabilità di questo ritardo anche nella presa delle decisioni, che adesso strozza un po' le amministrazioni nel fare le cose un po' di corsa? Allora, i ritardi sono dovuti alla inefficienza dell'amministrazione Squillaci, che per 3 anni e mezzo si è palleggiato il problema senza affrontarlo e senza risolverlo, insomma. Problema che è stato ereditato dai commissari, che alla fine si sono lavate le mani, insomma, facendo una gara con un progetto che secondo me non hanno manco discusso, non hanno manco esaminato alla luce, diciamo, delle direttive dell'assessorato all'urbanistica, perché quelle direttive prevedevano la demolizione totale, quindi è una cosa che è stata discussa nel novembre del 2007 con la struttura tecnica dell'assessore Tripodi ed è stata bocciata questa ipotesi. Allora i tecnici avevano fatto un'ipotesi un po' avveniristica di mettere zampilli, fontane con gli zampilli, luci soffuse, insomma, di fare una specie di belvedere, ed è stata bocciata completamente dall'assessorato. Dice, bisogna demolirlo perché è un ecomostro, anche se per me non è un ecomostro, è un'opera incompiuta, perché si doveva realizzare il porto. Quali saranno allora i prossimi passi del Comitato Bovese? Accetterà questa decisione dell'amministrazione comunale, che pare sia quella di accettare questa scelta della demolizione parziale più riqualificazione per non perdere il finanziamento? Vi fermerete qui come comitato oppure andrete avanti, deciderete di impugnare questa scelta? Allora, valuteremo un po' il comportamento dell'amministrazione. Intanto l'amministrazione questa sera ha dichiarato che si possono fare delle varianti. Vediamo in che misura queste possibili ed eventuali varianti incideranno sul progetto. Dopodiché ci faremo anche consigliare da esperti, anche amici, per vedere giuridicamente se è possibile intervenire ulteriormente per eliminare quello sconcio e ripristinare lo stato quo ante della situazione che c'era, anche se i massi che c'erano, quelle faraglioni, qualcuno li ha chiamati, non si possono più ricostruire e rimettere al loro posto, diciamo.